Anche Prato ha celebrato il 4 novembre, festa dell'Unità Nazionale delle Forze Armate. Dopo la messa in suffragio dei caduti nel Duomo, il corteo delle autorità cittadine si è diretto in Piazza delle Carceri per la cerimonia militare, a cui ha preso parte il sottosegretario allo sviluppo economico Antonello Giacomelli. Gli studenti della scuola convenevole da Prato hanno consegnato il tricolore ai carabinieri per l'alzabandiera cadenzata dalle note dell'inno di Mameli, suonato dalla fanfara dell'Associazione Nazionale Finanziere d'Italia. Il prefetto Rosalba Scialla ha letto il messaggio del Presidente della Repubblica e con il sindaco Bifoni e l'onorevole Giacomelli ha deposto una corona d'alloro al monumento ai caduti. Particolarmente significative le celebrazioni per il 4 novembre organizzate dal Comune di Poggio a Caiano. Nel pomeriggio il maresciallo Giuseppe Giangrande ha preso parte alla presentazione del libro biografico Il prezzo della fedeltà sulla vita del militare pratese che nell'aprile del 2013 è rimasto gravemente ferito nell'attentato a Palazzo Chigi. È un esempio di soldato, di militare, di uomo e di maresciallo dell'Arma dei Carabinieri che costituisce veramente un vero esempio per quello che ha fatto, per come sta vivendo anche questa situazione drammatica. Un'occasione per raccontare la sua carriera e come è cambiata la sua vita, ma anche per ricordare fatti storici legati al 4 novembre. Allora, oggi è una giornata particolare per tre motivi. Uno perché oggi è la festa delle Forze Armate, la festa dell'Unità d'Italia e quest'anno è l'anniversario della conclusione del conflitto della Prima Guerra Mondiale. L'incontro si è aperto con un minuto di silenzio per l'ex maresciallo Giuseppe Paoletti, morto oggi ad un mese dal gravissimo incidente stradale in cui è stato coinvolto. È stato comandante della stazione di Poggio a Caiano per 14 anni.